Nelle puntate precedenti, un fatto inaudito. Con mezzi violentissimi, una pericolosa banda di manzi ha assoggettato un enorme allevamento e i pascoli che lo circondano, prendendo il controllo del consumo dell'erba. L'erba non è solo erba. L'erba è un bene di consumo. Ce lo devono pagare. Dai, campanà, piamo se sto pezzo di campo. Ma che pezzo di campo? Pigliamo se tutto il pascolo! Nessuno era preparato a un simile evento, tanto che la banda di ferocissimi bovini non ha avuto problemi a sottomettere ogni rivale sul campo. Ho sentito un sacco di storie. Si dice che vi volete più a tutto il pascolo. E allora? E allora, zoccoletto, a parte sua non vi ha volete da. E chi cazzo sarebbe sto zoccoletto? Zoccolo de Ferro, per registro dalla fattoria. Tiriamo tutti fuori il ferro, campana! Vai, latte! Sul grugno! Azzurro lei! Senti la dura legge del pascolo! Il foraggio si accumula. Le femmine sono con loro. Quella è Ramona la bovinara. Questo si è innamorato, campana! E uno innamorato smette d'essere cattivo. Amo, non me lascia! Ma forze oscure nel campo agiscono sulla banda. I più accorti capiscono che le vite dei manzi sono controllate da uomini, mandriani e fattori. Poteri che loro non riescono nemmeno a immaginare. I capi della banda devono scegliere. Scendere a patti con forze più grandi di loro o affrontare il proprio destino a testa bassa, ma senza più corna.